chiamo da Pippa. Comunque io dovrei cambiare il nome, perché io sono un bambino, quindi mi chiamo Babba Lucio. Sono un bambino. Babba più piccola a destra. Devo stare più piccola? Mi hai detto che vado bene così grossa. No, again. Ciao, Bizzo. Babba Lucio. 3, 2, 1, via. Allora, recap per tutti quelli che non hanno visto il gioco. Siamo un bambino che viene portato in un campo estivo dai genitori. Questo campo estivo però ci sono delle suore. E queste suore non sono tanto normali in realtà. Sono delle suore un po' particolari. Lo scopo del bambino è scappare seguendo le istruzioni date dal gioco. Quindi bisogna seguire le istruzioni. Le istruzioni date dal gioco, signori. Mi si è rotta la live, aiuto. Minchia, pollo. Ma come? Come un bambino? Ha detto no, not open. Ma il bambino sono io, quindi sti cazzi, Marco. Non ci sono bambini, ma il bambino sono io. Nel senso che le suore sono comuniste e mandano i bambini. Esatto. No! Ciao, Dark. Fallo in un giorno come ieri. Dovrei riuscire a fare tutto in un giorno, cabre, fino ad arrivare da Filippa. Allora, lo scopo è arrivare da Filippa, detta anche Pippa per gli amici, in un giorno solo. Vediamo se riusciamo ad arrivare da Filippa. Sono Babba Lucio e farò il bravo. Oddio, non ne ho così tanta idea, ma allora. Raggiungere la lavanderia è il nostro primo obiettivo. Usa la nuova rampa che ti ho costruito nel giardino con la statua per entrare nel parcheggio. Prosegui a trovare la lavanderia. Eia. Allora, intanto facciamola. Dovrebbe essere qua. Don't think I haven't heard that. Facciamole aprire la porta così non la devo aprire io. Vediamo se viene, ma penso di sì. Eccola. Bella. Salve signora. Adesso è esperta, hai visto? Salve. Che poi c'ha la mazza e non c'ha la croce. Vabbè, io avrei preferito una croce, però. Non c'ha la croce in mano, avrei preferito la croce. Però giustamente forse è blasfema la croce. Quindi non gliela mettono, può essere. Ciao, Crimsonina. Questa è Filippa. Si sente Pippa. Sentitela. C'è Filippa. È al di là della porta. È al di là della parete. Mi sente Pippa? Oh mio Dio, Pippa! C'è Filippa! No, per ora è sveglia, Filippa. Poi la svegliamo noi. Perché lei si riaddormenta. Ok, allora. Io sono su questo canale. Perché non partono mai le pubblicità? Perché io non ho messo pubblicità nel mio canale, Akpin. Se ci sono, massimo ne trovi due ogni ora, forse. Io non sento più la mia, però. Vabbè. Eccola. 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 Felici tutti. In che senso felici tutti? Tua sorella. Vai a cacare, stronza. Ia. Why do you make me run so much? Stop! Sono una cogliona. Ciao Diablo, sono una grande cogliona. Ho sbagliato. Che palle. Allora mi è entrato quando è diventata acchiapparella. Acchiapparella. Shit, era una sola giornata. Capito, dai. Che siete antipatici. Ho sbagliato perché mi sono infilata dentro quando mi stava vedendo.
Non ci arriveremo mai a Filippa. Ci arriviamo a Filippa. È già qua che vedevo di. È colpa mia se lei è già qua. Cioè, cosa c'entra in tutto ciò? Who's two? Mi sa che la prendo nel culo, eh. Ma è già aperta! Ah no. Vai a cacare. Brutta stronza. Ho sbagliato. Ci vediamo da Filippa. E ho capito. Ai 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 ai. Pippa? Aia! Mi ha visto. Where do you think you are going? Go back to your room. Via, 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 via. Ehi. Ma guarda come la sfidi, impavida. L'hai vista? Ormai io sfido la stronza, sfido. Ormai sono troppo forte a questo gioco. Fatemi un pippone. Sor Fernanda è mattina per tutti. È vero, Elena. Ma è qua. Sì, ma perché non se no mi deve campare. Ora mi campera. Ora mi campera per 3 ore, Marco. Sta camperona di merda. Camperona di merda. Sur camper. Porco. Vabbè. C'hai la mamma sporca. Vabbè. Dai, lasciami andare, brutta stronza. Vabbè, ho capito, ma dove cazzo sei? È ovunque! È ovunque! Beautiful. Come on. I just want to show you one thing. Ecco qua. Cristo santo, io devo andare di là. Ciao Alfuccio, babà nascò. Ma io devo andare di là. Ancora qua, eh. Ti levi dai coglioni. Ancora qua, eh. Niente. Niente, qua, mi sta guardando. Niente, oh. Ti ne vuoi ire? E ne vai a fanculo! Ma non se ne va. Ok. Zitti, nasconditi, nasconditi. Qua. 2 metri di bambino, sì, è alto. Non dire parolacce, no, chiamo la polizia. Sorprezzemolo, non è vero. Piano. È andata, è entrata. Allora, no, lei è dall'altra parte. Purtroppo io devo andare dall'altra parte. Vabbè, il linguaggio, 6 anni. Ma vai a cacare, para. Tu 6 anni li hai passati 85 anni fa, va. Guarda, mi è venuto l'infarto, Cristo. Stai calmo. Una domanda, perché hai solo uccelli nell'emoticon? Perché il pappagallo è la mia emoticon. Bella suora! Ci rivediamo!
Andiamo, 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 andiamo. Via, 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 via. Cazzo era. Pippa, sei tu? Pippa. Pappagallo non si può cambiare. No. Ok. So. Io devo andare nella zona delle statue. Devo andare nella zona delle statue. Ora mi devo ricordare qual è l'uscita. Ciao mammina, buon viaggio. Andate piano, eh. Col cazzo che mi ascolta. E non mi ricordo da dove si esce. Dall'A si esce forse. E qua le statue. Buon viaggio. Eccola. Eccoci. Siamo arrivati. Siamo arrivati, siamo arrivati. Eccola Pippa, guardala. Filippa. 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 E si è andata a un ritorno. Che si è andata a un ritorno. Quando parte Trastiz? Boh. Eccoci, ciao Twim. Dov'è la chiave? Non c'è più la chiave? Raga? Dov'è Pippa? A terra? Dov'è Pippa? Dio, non c'è più posto per le altre cose. E non c'è stato più posto né per il fumo, né per la pornografia, né per le chat. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Pazzo per Gesù, pazzo per Gesù. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Pazzo per Gesù, pazzo per Gesù. Benissimo, grazie, Bara. Ok, adesso dovrebbe arrivare Pippa, no? Dovrebbe arrivare Pippa. Dove sta Pippa? E starà pippando, che ne so. Ciao King. Tutto bene, tutto bene. Senza la vernice non si può verniciare. Ma mi serve la vernice. Ma Pippa dov'è? Schizzo. Cazzo. Ora Pippa va a pippa. E il Pippo, sento sta cosa mi viene solo da bestemmiare. Un effetto collaterale, è vero? Sì, succede anche a me. Devi prima aprire il cancello, però ti consiglio di prendere prima la vernice. Ma non so dov'è la vernice. Non mi ricordo dov'è la... Dov'era la vernice, ragazzi? Dove l'abbiamo trovata la prima volta la vernice? Ciao, Ricky, bro! Buongiorno. Nella stanza di arte. Ah, cazzo! Nell'aula d'arte, raga! E Pippa? Pippa non lo sa che quando va in giro, ride tutta la città. Eccola, Filippa. Bella, Pippa! Bella, Fili, come stai? Oi! Dove va? Dove stai? Tutto a posto? Hai imparato a guidare oggi? Che ieri non sapevi guidare tanto bene. Oggi hai imparato a guidare, Pippa. La suor Pippo. Guardala, guardala, guardala. Che cazzo era? Ma sono due suore? Sì, Righi. Filippa ci ammazza, ci investe con la vettura. Lord, ci investe col furgoncino. Con la vernice sopra. No, le chiavi non mi servono, mi sa che le chiavi sono già state prese. Ciao, Alucard, buongiorno. Ok, Pippa va a dormire. Eccola. Silenzio. Non disturbate la Pippa che dorme. Volevo dire. Non disturbate la suora. No, non puoi fare niente mentre dorme, Lord. La devi svegliare per forza.
Dobbiamo andare nell'aula d'arte. Ora vatti a ricordare dove cazzo è. Ora vatti a ricordare dove la... Stai zitta. No. Dov'è l'aula d'arte? Caccio bagno. No, aula d'arte? Va trovala. Va. Eccola. Che culo. E adesso dov'è la chiave? Se la chiave non è nei cassetti, dov'è la chiave? Adesso. Dov'è la chiave? Sempre da Pippa. Sei sicuro che è da Pippa? Sei sicuro? Tua sorella. Ma ieri non c'è. Sì, è da Pippa, ma è nei cassetti. Non c'è nei cassetti, raga. Sta a terra? Sta da Pippa a terra? Gli oggetti cambiano spawn. Ma non hanno mai cambiato spawn, Tommy. Mai cambiato spawn. Ok, è andata. Via, 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 via. What's that? Porco. You're messing everything up. Come back with me. I'll make sure to tighten. Ciao Luca. Vabbè, ti stai a caca sotto. No, ero in bagno, stavo aspettando di fare la cacca, ma lei mi è venuta a disturbare. Poi vabbè, comunque. Vabbè. Uni! Ciao Uni, che storia impertinente, mentre caco poi. 18 mesi di lerd. Vi sfido a fare di meglio. Abbraccione a babba e a tutta la chatti. Non è vi saluto vero, singolarmente Uni, che sto per mettermi alla guida. Evviva la vecchia suora. Grazie. Ciao Beda. Ciao Uni. Ti voglio bene, Uni. Mi raccomando, guida, non ti preoccupare, ci sentiamo dopo. Ciao Sarina, bentornata nella community dei Coppe per i tuoi 18 mesi in assoluto, Bedda. Mi raccomando, Io potevo però aprire le porte mentre ero di sotto. Puttana Eva. Secondo me le chiavi sono da Pippa. Sì, lo penso io che le chiavi sono da Pippa. Il problema è che dobbiamo tornare da Pippa. Usa il tucciolo vibrante, sempre. Ciao, Meli. Ma si può cagare in santa pace? No, non mi lascia fare la cacca in santa pace, Enda. Dentro il vestito di Pippa. Sì, dentro il vestito di Pippa. Ma Pippa, Pippa, che ne sa? Ora dove erano le statue? Devo aprire le porte, raga. Perché se no ogni volta devo fare il giro da Madonna. No, non è qua. No, è qua. Giusto. Devo aprire le porte, aspettate, Tutta una tua sorella maiala. Orca troia. Orca troia. Get out tu, cogliona. Ciao Greg. Fanculo. Stronza di una. Stronza. Babà, hanno arrestato Barzelletta. Sì, non le posso fare queste cose mentre sono in gioco, ragazzi. Ah, la porta qui è aperta però.
Ah, una porta è aperta allora. Ah, fammi andare da Pippa. You go out, sorella. Tua sorella. Ragazzi, ma non c'è qua la chiave. Io non l'ho vista. Perché suona l'allarme? Perché suona l'allarme? Perché suona l'allarme? Me ne va Pippa? Porco puttano! Nonna! Nonna! No, non mi ha visto Pippa, mi ha visto l'altra, la strozza. Stai zitta. Corri! No, Pippa non mi ha vista, però adesso ha suonato la campanella. Allora, qua c'è l'aula d'arte. Perché erano per terra? Onestamente non lo so. Onestamente non ho capito perché le chiavi erano a terra e non erano dentro il cassettino. Ok, vai. Ok. Presa vernice. Ma Pippa Pippa che ne sa? Porco puttana. Ma sempre qua è questa. Ma mi stai inseguendo? Ma chi vuole? Te ne vai? Cristo. Oh, via libera. Vado? Ritrovate il famoso barattolo, sì. Ok. Allora, io ho più o meno capito come si fa questa parte. Io ho più o meno capito come si fa questa parte. Però me la devo ricordare. Allora, fermi. Io macchio i vestiti, giusto? Io macchio i vestiti. Allora, come si fa? Allora, io devo... sì, siamo, ieri sì. Allora, io devo macchiare i vestiti. Se non erro. E poi devo infilarmi dentro. Però che devo fare in modo che lei apra la cassa. Sì, ma Pippa non va ad aprire, ragazzi. Ci abbiamo provato ieri. Ah, 3, 2, 1. Eccola. Arriva Pippa, arriva Pippa. Fermi. Fermi qua, Pippa e Poppa. Aspetta. Devi buttare la vernice. Sì, sui vestiti. Però questa è Madeline, non è Pippa. Ciao, buona partita a basket, King. Sai che guardandola bene su Madeline mi sembra di averla già vista? Era quella del video di Satisfaction. E lei? Push me. I know the suck me. You wanna... Satisfaction. Ah, oh, no, scusa. Ciao, Fefitta. No, Pippa è l'altra. Mentre lei posa i vestiti sporca la... Eia. E mi sono... Ma Pippa deve ancora arrivare, però. Ciao, Malinka. Brava, Malinka, ti sei riposata un po'. Sta arrivando. Eccola. Arriva. Ragazzi, se ce la faccio. Pippa ha aperto la cassa!
Ragazzi, ragazzi. Potrebbe essere un GG, eh? Potrebbe essere un GG, fermi. Mamma mia. Fermi, fermi, fermi. Potrebbe essere un GG. Se lei riparte, però. C'è Madeline. Ciao, Degrado. No, no, si chiama Filippa, Degrado, però. Come nome gioco? Evil Noon. No, si addormenta. Però ho capito come fare. Allora. È che c'è Madeline. Aspettiamo che Madeline se ne vada. Allora. Io devo uscire da qua. Far suonare la campanella. E farla venire. Sì, però se lei se ne andasse a fangulo. Oh, aspetta, 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 aspetta. Fermi. 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 Pippa viene da sola. No, sì, no, prende le cose e me le mette qua. Mi vede sicuro. Mi vede, mi vede, mi vede. Mi vede sicuro. Ciao pazzo, mi vede sicuro. Ciao Samara, ciao pazzo, non credo. Scappa. No, no, aspetta, 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 aspetta. Ma che bella Pippa, hai visto? Degrado, l'hai vista? Porca puttana. Prende la terza è qua. La terza è qua, Endasil. Aia, 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 aia. Non muoverti. No, ferma. È stato inviato un messaggio col montacarichi dalla lavanderia. È stato inviato un messaggio col montacarichi. Sì, lei dorme, Lord. Allora, fermi. Prima andiamo a vedere il messaggio. Le uniformi verranno lavate tra 21 giorni. Alla lavanderia. Ti sorride pure però lascia le cose. Lei sorride. Che ansia, madonna. Lo so. Raga, ma dov'è il messaggio? Dov'è il messaggio? Allora, io so come. Io so come fare partire lei con la vettura. Io so come farla partire. E non era questa la lavanderia? 3 settimane senza cambiarsi uniforme. Ma nel senso, Nutella, che ti aspetti? Sono dei bambini disagiati, cioè. Hanno dei genitori di merda. L'hai appena letto. Era quello. Ha detto montacarichi. Ma il montacarichi non lo vedo. È un 10, ma si chiama Pippo e ti investe con la Porsche. Quello è vero. La svegliamo? Oh, la sveglio, raga. Però... Io non lo so se questa chiude. No! Sì! Sì! Sì, cazzo! E ora dove andiamo?
Oh, la canzone, sì. Bella la canzone. Aspetta, aspetta, clono. Però puoi già pagare. Ciao, Honey. For I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will hold you with my righteous hand. Aspetta, fermi. Salvatrice di bambini. Credo che adesso si sblocchi un'altra parte in più, raga. Che canzone angosciante. Dici, Sara? Troppo bello per essere vero. Devo salvare ancora i Sì, no, vabbè, questo gioco è un giocone. No, questo gioco è un giocone, ragazzi. Grazie, Magician! Un anno! Ci sono i bambini. Maggi, arrivo, eh. Quello sicuro, Volpone. Ha aperto la stanza segreta. Cioè, guardate quante cose dobbiamo fare. Allora, e grazie mille Magisha, bentornato per un anno all'interno della Comunione Coop. Ti becchi ovviamente la tua canzone dell'anno. Grazie mille Magi, bentornato nella Comunione Coop. Prendi tutto giallo e fallo vibrare. Ah, va là. Va là, signor Magician. Bentornato nella community. Bentornato. Allora, adesso ci sarà la continuazione. Continua. Allora, vogliamo fare un altro pronostico? Lo vogliamo fare un altro pronostico? Perché qua parte la la terza parte. Parte la terza parte. Parte la terza parte. Dobbiamo capire che cos'è la terza. Pagatemi, Ali, stai gal. Non credo, bella, perché questa è nuova, quindi perderò secondo me un po' di volte. Anche perché adesso questo qua chi è? Cosa vuole da noi questo? Ciao cappellaio, buongiorno. Zaghe, prendevo i fazzoletti. No, per ora è normale, è normale. Aia, porco. No, cappe. Ok. Allora, lui abbiamo visto già chi è. Ma la tassista è tipo, sembra Filippa. Enda. Babbalusi, che grande è diventata. Non sono grande. Non era quello che ci aiutava con le missioni, no. Angelo, pure lui ritorna. 8 mesi. Thank you. Thank you. Grazie mille per gli 8. Grazie della compagnia che mi fai un bacio, Bed. Vi voglio bene come fosse, non so che cosa. Grazie mille, Angelo. Thank you, bentornato anche tu per gli 8 mesi. Bentornati. Prendete il vostro uccello e fatelo vibrare come sempre. Allora, adesso ci sono nuove missioni. Adesso ci sono nuove missioni.
pezzo qua, eh. Ah, 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 ah. Ok. C'è una specie di finale. Non lo voglio leggere, Fiorella, però hai tu, Fiorella, hai sto vizio di spoilerare le cose, te? Ah, labirinto. Non lo so che cosa sia quello, eh. Protocollo Callisto è finito? No, cappe, no, 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 non è finito. Quindi noi... Cazzo. Quindi noi spuntiamo già nel giardino. Quindi lui mi ha sbloccato il giardino. Che cos'è? Esci dal gioco e vai alla sezione dietro le quinte. Che cazzo è? Ma è un rito satanico? Il quadro è vuoto. Coppa magica. Cos'è la coppa di Hogwarts? La coppa tre maghi? No, credo che sia la coppa... è la coppa tre maghi questa. Sarà una setta. Piedistallo per una maschera. Ti prego. What? La candela si accenderà quando completerai una certa missione. Ah. Ah, le candele sono le missioni. No, no. La porta si aprirà quando tutte le candele blu saranno accese. Questo gioco è più complicato del normale. Chiudi prima la porta segreta. È nella stanza mia! Viene? Non credo che venga. Però... Ah, quindi lei da qua non può entrare. Va bene. Allora, ho capito, ho capito. Allora. Allora, scopo del gioco. Ma io, la voce di Thanksgiving, mi sacrificerò a te. What I have vowed I will pay. È qua. Ciao Fabietto. Ma non credo serva mettere la porta, la coppa del piedistallo. Anche perché non me la fa mettere. Ma si apre dall'altra parte? Sì. Non si può mettere la coppa del piedistallo. Vedi? Vedi? Ora l'avete capito? Che se no ve lo faccio vedere qua. La live ancora finisce, di solito a mezzogiorno, però la faccio durare anche di più, in base a come mi gira il cazzo. Io vado qua. Aia. Ok. Beh, lo so, Endasi, non vedo l'ora. Però ci sono i cassetti. No, i cassetti non erano cliccabili. Chiudi la porta segreta. Ma tanto lei la vede. Ciao Silver. Ciao Pollo. Buona giornata. Ciao Drake. Ciao Pupi. E io che devo fare adesso? Scusami. Devo trovare le missioni attive. Cosa devo metterci nei quadri?
Ci deve essere qualche missione che non ho fatto, ragazzi. Was that a rat? Stai calma. E mo le missioni? Ma dove cazzo vado? Salgo, esplora. Sì, sì, sì. Devo... vado sopra. Questo non è aperto, però. Ah. Non è aperto, cazzo. Apriamolo, apriamolo comunque il ponte. Apriamolo comunque il ponte. Ciao Melly, ti ho già salutato prima. Soffrite di udito. La mano era un'indicazione per la missione, mi sa. La mano? Quale mano, Marco? Aspetta, no, la mano non l'ho vista, compare. Non l'ho vista la mano, ragazzi. Ciao Ruttino. È già qua, oh. È assurda. Noi dovevo dire tu di vista. No, l'ho vista perché stavo... perché comunque il gioco io lo vedo molto scuro. C'era una mano. Riuscite a prendere il furgone a scappare. Ora l'ho fatto, cappe. Ora l'ho fatto. Ciao, Ruttino. Ora sono riuscita a scappare. Porco cazzo. Aspettiamo che torna indietro, ragazzi. Le impronte delle mani blu. Ah. Tutte le lettere avevano una mano blu sopra. Sì. Ma perché c'era una lettera? Attenzione, questa porta è aperta. Attenzione, attenzione. Queste porte sono aperte. Cos'è il pollaio qua? Era chiuso questo posto prima. Sì. C'era una mano. Ma se la mano non ha niente sopra non la posso cliccare, ragazzi. Ma dov'era la mano, raga? In quale stanza? Riprendere il piede di porco. Non lo so, non c'ho le missioni per ora, quindi non prendo niente. Nella stanza prima. Quindi ho sbagliato. Che palle. Fuori nel giardino. Vedi che qua la mano non c'è? Vuol dire che io qua non ci devo venire. Ciao Foxy White. Foxy, siamo riusciti a scappare col furgone. Ah, devo ritornare alla mano. No, le candele sono le missioni. Che non sono collegate alle mani. Mi sa che alla fine si aprirà la nostra porta rossa, sapete? Alla fine si aprirà la nostra porta rossa con scritto Babbaluci sopra. Sicuro. Ciao, uno. Sono convinta che alla fine di questo...
In questa partita si aprirà la nostra porta con scritto Babalucio. Sono convinta. Non so quando, ma si aprirà. Mi sono cagata addosso. Bisogna trovare adesso la chiave verde, forse. Andiamo. Cattive sesore molto, cazzi. Adesso sono due. Allora, qua c'era una mano blu. Qua c'era una mano blu. Quella è viola. Qua c'era una... Era sopra o sotto la mano blu? È primo piano o secondo piano? Cioè, volevo dire... A piano 18? Grazie, Crystal. Porco cazzo. Ci fa già qua questo? Aspettate ragazzi, devo controllare la mano blu. Io non l'ho vista proprio. Qua- ah, questa! No, ma questa non è la missione, raghi. Non è la missione, sono gli indizi del tizio. Era questo? Era questo che dicevate? Ciao, Caicola, buongiorno. No, quello ce lo dice sempre. Dice che lei ti sente muovere le cose, ti vede. Poi si vede che la sola lo colpisce. Sì. Allora, il tizio con... Il tizio con le mani azzurre è quello che ti scrive i bigliettini, Drake. È proprio quello che ti scrive i bigliettini. È lui, Le missioni non le devo trovarle. Se non trovi le missioni, Marco non te le dà. Devi trovarle le missioni, Marco. Sono nei bigliettini. Sono nei bigliettini le missioni. Il problema è che io bigliettini per ora non ne ho visti con le missioni sopra. Mi sa che è nella zona nuova, ragazzi. Non è possibile che siano qua adesso. Credo che siano nella zona nuova i biglietti. Sarà qua. Che diceva? Ti dice solamente che Suor Madeline, se ti sente, ti rincorre. Ma non è la missione. Ciao, Sara. Non è la missione quella. Quella sotto la mano. Sì, sì, no, ti dice solo quello, Marco. L'abbiamo già presa altre volte in partita. Quella lì. Ora lei arriva quasi teletrasporta, eh. E invece abbiamo una missione che è quella di trovare le missioni. Esatto. Bisogna trovare le missioni. Il problema è... Va, giovala. È arrivata Filippa. Sara, ti ho salutato. Perché mi chiedi il saluto? Ti ho salutato, Sara. Eccola qua, Filippa. Minchia, mi sono ucciso. Allora, ci deve essere una missione. Ci deve essere una missione. Qua da qualche parte. Ma... Ah, ma qua dentro è illuminato. Fermi, 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 fermi. Parla con me! Pezzo di merda. Vai dove sali le scale per il primo piano e lì prima di salire c'è una mano. Ciao Emiliano. Prima di salire c'è una mano. Vado. Tanto abbiamo collegato, abbiamo aperto le porte, quindi adesso posso fare avanti e indietro di continuo. Qua, raga.
Raga, non ci sono manico. Ah, scusatemi, scusatemi, ma lui non mi ha aperto una cosa nella seconda casa? Lui? Lui? Scusate, lui quando ha preso... Aspetta, aspetta, fermi. Allora, lui quando ha preso... ha tolto delle sbarre, ve lo ricordate? L'uomo in blu, con le mani blu, ha preso delle sbarre e le ha tolte. Le ha tolte dalla seconda casa. Io posso entrare là dentro, forse, o sbaglio? Può essere? Sì. Sì, perché lui entra e toglie le sbarre da una porta. Io me lo ricordo sto pezzo. Sta puttana. La stronza qua mi doveva capitare, Cristo. La stronza qua mi aveva capitare. I wouldn't go there if I were you. Hey, Yuri. Eccola. Oh, amore. Dai! No. Cazzo fa? Mi ha veramente vista? No, mi incazzo. Esatto, dai, no, niente fettine di vitello. Ma questa mi aspetta sotto, io devo scendere. Signora, io devo scendere. Porco puttano. E io devo scendere, peggio di FIFA 23. Ciao, Devil. Come stai, Devilino? Buongiorno, buongiorno. Eccola, re. Via. Sì, Cappe, ti ho già risposto. Oh, raga, ma non mi sentite? Sì, sì, sì. Ti ho risposto tutto prima. Sono già scappata. Raga, no, non mi caga nessuno quando vi rispondo. Eccolo. Trovo la necessità per metterlo in funzione. Eccolo. Vi ricordate che lui diceva c'è un oggetto? Trovato. Allora, sappiamo dove si trova il montacarichi adesso. Ciao, Ismail. Sappiamo dove si trova il montacarichi. Eccola. Puttana. Quindi non si può andare. Questa porta l'ha aperta lui, ma non si può andare. Sì, sì, lo so. Lo so, Fabio, hai ragione. Ciao, Ultracraft. Che gioco è? Evil Nun. Sono delle suore bastarde che ti vogliono uccidere. Cioè, una più che altro ti vuole ammazzare. Vedi, questa stanza si aprirà alla fine. Questa stanza si aprirà alla fine, sicuro. Magazzino. C'è niente un magazzino. Suore che... Raga, mi sono persa. Poi non ci sono nemmeno le missioni, non trovo le missioni. Sto cercando le missioni che mi ha lasciato il tizio, ma... Però là c'è scritto... Che bisogna trovare un modo per fare funzionare il... L'avete letto? Bisogna fare funzionare il montacarichi. Bisogna trovare i pezzi per far funzionare il montacarichi. What's that? Porco puttano. Crisantemo. Pippa non ti uccide? No, Pippa non mi ammazza. Pippa non mi ammazza.
screen like a little child. Face me! Oh oh, ma sentito, va? Però Pippo mi investe la strozza. Porco. Quando entra Dio, non c'è più posto per le altre cose. E non c'è stato più posto né per il fumo, né per la pornografia, né per le chat. Prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Pazzo per Gesù, pazzo per Gesù. Prendetemi per... È stato un attimo. Ciao Eli, è stato un attimo fuggente, ragazzi, scusate. Sono spaventata tantissimo, ho detto qua mi ammazza. Ho detto qua mi ammazza, è finita. E invece no, e invece no, e invece no. Ci stava come sottofondo però, ci sta sempre come sottofondo. Posso andare? Io devo trovare le missioni però, mi sono persa. Sì, Daneri, se ti leggo, dimmi. Grazie Corri per il follow, benvenuto. E invece ho preso, invece prendo i cazzi. No raga, ma il piede di porco non serve. Grazie Sofia per il follow. Non serve più il piede di porco, raga. Glielo posso sbattere in testa. Magari sviene. Serve? Ma per fare che cosa, scusa? Che devo fare col piede di porco? Adesso devi andare da Pippa. E la prendo a piedi di porco, a porcata in faccia. Porco! Oh, no. Tua sorella. Gli tiro un porco in testa. Sta laggando! Maria. Sta laggando come maiali qua. Stai zitta. Maria, 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 Maria. Ciao Crazy! È finita la canzone. Abbiamo giuccato la suora. Abbiamo... Beh, vedo che sta arrivando... Esatto, che abbiamo giuccato la suora. La suora. Ehi, sì. Non credo. Non credo, Semix, che debba aprire. Vedi che lui è qua. Oh, apri il suo puoiso! Aprimelo! Ma vaffa in cu... Mica ti tiro un colpo di... Ancora qua? Niente. Niente, di nuovo. Niente. Ancora lei. Ancora lei. Oh, porco. I'll find you sooner or later. Perché non ci parla? Perché secondo me Lord lui è qua legato. Lui è qua chiuso. Eccola Filippa. Filippa! Oh porco. No, pure Filippa no però, eh. Filippa, oddio! Filippa! Guida! Minchia, Filippa quando guida, raga, non guarda in faccia nessuno, eh. Filippa quando guida va dritta, eh. Non vi mettete davanti Filippa, ciao Angie. Filippa va che è un trattore, cazzo, ha fatto il bot. Filippa va che è un treno. Va come un treno, eh. Non... State calmi. Filippa è malefica. Filippa è una stronza di merda. Sei tu che sei finita sotto Filippa. Ho capito, però Filippa, cioè, l'ha fatta apposta. Dai, mi è venuta addosso apposta Filippa. Non è che lei dici si è spostata. Proprio abbia detto vabbè io vado, cioè. Le missioni sulla lavanderia potrebbe. Potrebbe Michele. Ciao Danielino. Allora questa mano qua non mi dice niente, vedi. Torna più tardi però. E mi do solo suggerimenti. Non è missione. A me serve la missione. Non ho la patente, no, Filippa non ce l'ha.
Andiamo. Filippo al volante, pericolo costante. Dici che sono qua le missioni? Come fa ad essere già qua? No, non ci sono qua le missioni. Stava bevendo due bottiglie di vodka. Filippa, ave casa caloa, vodka. Ma non mi servono più le chiavi del di arte, che cazzo. Porco puttano, veloce! Ma già qua. Il perso- che cosa sta succedendo? Sì, sì. Comunque questo posto è buggato. Dov'è? È qua. La sento che è qua. Puttana. Io volevo toccare il pupazzo della, di neve. Man in a glasses world fit perfectly. Eh? Eh? Raga, dove sono le visioni? Vai a parlare con la... Non si può fare. Non ci posso parlare col tizio. Ci posso parlare col tizio. Filippa è incinta. No. C'è ancora Filippa. Bella Filippa. Ma io non ho capito. Ficca i regali nella slitta. Non si possono tirare i regali nella della slitta. Ci abbiamo già provato. No! Oh! Porco puttano! Emma? Daenerys, ho capito, non riesco a leggere. Copiatevi il messaggio di Daenerys. Daenerys, ok. Ce la posso fare. C'è anche l'altra. Ma io me ne esco da qua. Sono tutte e due qua. Almeno qua posso scappare. Devi riandare nella stanza nascosta e mettere la coppa sul piedistallo al centro della... Non mi si mette, Daenerys. Ci ho provato, non mi si mette. Non ci sono pallini là attorno. Forse è troppo presto per mettere la coppa. Caigola, mi sono persa. Ciao, scaccola. Gioia che suor Filippa, hai vista? Ma come investire tu? Non posso guidare, sono un bambino, raga. Sono un bambino. Danè, non me la fa mettere, ci ho provato. La prima cosa che ho fatto è stata quella. Se ne va. Secondo me... Cazzo, bisogna fargli aprire la lavanderia. Allora, io devo far aprire la lavanderia a Filippa, solo convinta. Sì, ultra. Col piede di porco vai dietro il furgone di Pippa. Suor Madeline è svenuta. What? È svenuta! È svenuta! Ma è svenuta Suor Madeline! Evil glasses. Prendi gli occhiali. Li ho presi. Ma è calo di zuccheri? C'è venuta la botta? Ma... Non credo che... Metti gli occhiali sul pupazzo di neve. Ah, carina come idea.
Carina come idea. Ciao Winston, carina come idea, ragazzi. E cosa sblocca? Vabbè, penso che questa sia una feature di Natale, però. Poverina. Merry Christmas. Vabbè. Vabbè. Merry Christmas, auguri. Merry Christmas. No, che cazzo. Lui dentro non... Niente, lo spigolo fuori, niente. C'è poco da fare. Ah, buon Natale. Mi aspettavo di meglio, lo ammetto. Anch'io mi aspettavo di meglio. Vabbè, vabbè. Merry Christmas. Merry Christmas a tutti. Oddio, allora. Raga, non ci sono scritte le missioni. Io non so che cazzo fare. Ciao, Divai. Io sono sempre live, Divai. Il Corriere di Amazon. Ciao, Stefano. Esplora. Ho esplorato tutte le case, bracio. Posso riesplorare... Boh. No, è svenuta 30 secondi. Durava 30 secondi lo svenimento. Sarà già... Su, che è un piacere. Non ti preoccupare, Divai. Non è che siete costretti a stare qua. Se vi va, sapete sempre dove trovarmi. Ehi! Io non ho capito. Devi cercare il cappello del pupazzo. Scienza è chiusa. Questa è la porta chiusa. E non c'è nemmeno una mano disegnata sopra del tizio. Solo dietro, puttana Eva. Non c'è nemmeno una mano disegnata dietro. Bloccata. Si apre dall'altra parte. Mi sono un po' persa. Riandiamo nella prima casa. Magari ha lasciato degli indizi là e ce li siamo persi. Può essere. Vado da qui. Forse devi seguire la cosa che diceva il cubo. Può essere. Allora, siamo nella prima casa. Siamo nella prima casa. Però qua c'è un quadro levato. Vedete la cosa dei quadri? Vabbè, andiamo nella prima stanza. Andiamo nella stanza iniziale. Non mi ricordo dove cazzo lo è. Qua. È svenuta, è svegliata tra 30 secondi. Oh, porco il cazzo. Ok. E qua c'è scritto: esci dal gioco e vai alla sezione dietro le quinte. Io non le voglio fare dietro le quinte. Io voglio fare il gioco. Ma va. Devo salire qua sopra. Mai. Prima chiudi a chiave il bunker. Ma va, scassacci la minchia, Dio santo. Tutto il suo traccheggio per niente. Lo sapevo io, lo sapevo io. Fatto. No, vabbè. Oh, la luce! Oh, Maria Sad, che paura, va. E
l'ho capito che me l'hai detto, però non si poteva fare. Silenzio. Le bollette. La porta verde, so dov'è. Mi dà la chiave. Ciao Fausto. Abbiamo la chiave, ragazzi. Abbiamo la chiave. Abbiamo la chiave. Allora, leggiamo il quadro. Pensavo di andare in un campeggio estivo. Sono qui da molti giorni. Penso che mi abbiano mentito. Buongiorno, piccini. Non so se i miei genitori sapessero dove mi stavano portando. Facevano parte di questa rara storia. Ora non importa più molto. Anche se non mi... se mi mancano. Papà, mamma, la suora cattiva e ora la mia unica famiglia. Lei fa quello che può, ma lei non sa cosa sia l'amore. Non dà quanto quella disgrazia accaduta. Quella disgrazia. Neri, grazie per i 4 mesi. Thank you, Pupa. Bentornata nella community dei Cop. Grazie. Bentornata. Thank you. Come stai, Danny? Allora, abbiamo sbloccato tutto. Ragazzi, si va. Si va ad aprire la porta verde. Allora, porta verde, porta verde, porta verde. Ponte, ponte, ce l'ho aperto. Bisogna salire sopra, ponte, porta verde a destra. Ce l'ho. With my righteous hand. Aia. May the law fall on you. Pensavo fosse sotto, non qua. Chiami le palle. Preghiamo insieme. No, 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 tu prega pure il tuo Dio, che io... Oh, buon compleanno, Dani. Allora, sei un bambino coraggioso, ma devi avere la prova che sei colui che mi aiuterà a mettere fine al regno della suora malvagia. Trova dei pezzi della maschera e salviamo insieme i bambini dalla lavanderia. Questo gioco è bellissimo! Un applauso ai creatori di questo gioco. I 10 euro meglio spesi della mia vita, cazzo. I 10 euro meglio spesi della mia vita. Allora. 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 Trova 3 oggetti speciali. Nell'edificio principale della scuola ti servirà qualcosa nascosto nelle aule. Terza A e sesta A. E qualcosa chiuso a chiave nella palestra. Minchia. Erma, Filippa l'abbiamo fatta. Allora, ragazzi, nell'edificio principale della scuola, quindi di quale parla? Ciao, Eio! Di quale parla? Dell'altro. Dobbiamo fare gli auguri a Daniele, aspetta. Fermi. Happy birthday to you. Danny! Auguri, anche se questa canzone non la vorrebbe nessuno per il proprio compleanno, però... Ciao Astrolight. Allora, non scammarla, porella. Non l'ho scammata. Stavo leggendo. Auguri, pupattola. Allora, allora, allora. Allora. No, Danny, no. Allora. L'edificio principale qual è? Ma figurati, Danny, quando vieni lo sai. Esatto, Kate. Ormai fingete, fingete pur di sentire questa canzone di compleanno. Auguri, auguri. Allora, l'edificio principale della scuola ti servirà qualcosa nascosto. Nelle aule, terza A e sesta A. Come faccio a sapere quali sono le aule, però? È qualcosa chiuso a chiave nella palestra. There are rats here. They will bite you as long as you... Palestra? Questa è la palestra, ci sono dei libri.
Don't make any. This part of the school is not for you. Che cazzo vuoi? Ho messo le cose, quando hai messo gli occhiali a pupazzolino mi dice, sì, si è messo il cappellino uno. No, vabbè, è delizioso. Questo gioco vale 54 euro, guarda. Allora, aspetta. Aspetta, ok? Via. Ce l'ho. Ma non viene? E non viene. Paganesimo e cristianesimo uniti. Top. Ma è qua la puttana. In un futuro aggiornamento. Pippa russa? Ciao Paolo, ciao Giorgia. Per 8 anni. Può essere. Oh! Chi è? Oh! Che cazzo? E devo riandare là però, che palle. Minchia, mi ha fottuto. Devo tornare in palestra, perché in palestra c'è una cosa. C'è una mano. La sesta! C'è una mano! Mi serve la maniglia. Giorgia, grazie mille per la sub, benvenutissima al canale per il tuo primissimo mese. Ok, nella palestra c'è una maniglia. Grazie pupa. Thank you so much, grazie. Penso Giorgia sia femmina, quindi non vorrei ovviamente sbagliarmi con le parole, però. Quindi sesta e quarta. Però per prendere queste cose mi serve, quindi le mani sono nelle stanze dove mi servono le cose, giusto? Terza. Ok, mi serve, devo tornare in palestra. Sono sempre io, perfetto Giorgia. Grazie mille, grazie. Grazie davvero per il supporto. Vabbè. Porco d'incibacco. Ho capito, devo andare in palestra. Comunque il gioco non vuole che vada in palestra. Raga, è troppo bella col cappellino. Rimarrei a guardarla per ore. È troppo bella col cappellino. È la cosa più bella che abbia mai visto in vita mia col cappellino, raga. È bellissima. I can't wait to put a mask on your stupid face.
Dai, puttanella! Devo andare in palestra, cazzo! 1v1 con Filippa Pallone. Ok. Si chiude la poetta perché chissà viene. Allora, in palestra, ragazzi, ci sta qualcosa da prendere. In palestra. Madonna, certe volte la... Comunque questa è la Bibbia definitiva. C'è scritto Bibbia definitiva. A posto. Qua. Nel cestino. Allora, via. Cerchiamo, cerchiamo. Oddio, dove siamo qua? Siamo nei maschi. Oh, Maria, che paura. Siamo dai maschi qua? Non c'è niente. Sembra le palestre film. Eh beh, sì, quelle penso che rappresentino. No? Poi ci trovo un uomo nudo. Se ci trovo un uomo nudo, grido, eh. Se ci trovo un uomo nudo, grido. No. Maria. Raga, mi serve la mania, ma qua non c'è. Vabbè. Che cazzo ci faceva? Vado a cacare, suora. What was that? Mi ha beccato, mi ha beccato. E invece no. Ciao Mandello. Mi sembra di vederla negli armadietti. Negli armadietti? Se è gnocco, credi lo stesso. No, se è gnocco e nudo, no. Oddio, dove cazzo eravamo? Qua, 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 qua. Puttana. Serve il codice per aprire l'armadietto. Che cazzo ci fa la... What the fuck? What the fuck? Ciao, And. Perché c'è la carta igienica mentre c'è la doccia? Che poi non si bagna la carta igienica. Se gli schizzi l'acqua... Vabbè. Non lo voglio sapere. No, non è che questa mi spunta di nuovo, vero? Eagle Pride. Accio, bisogna salire sopra. Ma è qua. Come si sale sopra? Qua, 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 qua. Fuoco, fuoco, fuoco! Porcio, porco. Ma come fa a essere qua questo? È la versione americana del bidet. Eia! Come ho fatto a salire? Do you want to play basketball? Ma tu sei sopra e sono sotto. Ho capito come sei salita, puttana. Ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito, l'ho capito. Vuole giocare anche lei a basket? A basket? 1v1, 1v1. May the Lord have mercy on his soul. Babba, sento odore di culo. Sono io che mi sono cacata addosso. Ma lei è alta 3 metri, non vale. Sì, c'ha la mazza che è grande quanto lei.
fa la cheerleader. Non l'hai vista la ragazza pompon? Vedi il pompon che c'ha uno. È bellissima, guardala. Schizzo. Adesso mi campera. Ciao Luna, adesso mi campera. Figlia di sua mamma. Non l'hai vista? C'ha il cappellino. C'è il cappellino la sua. È bellissima la sua il cappellino. Non c'è più. Posso? Ok. È andata a farsi fottere la suora. Ok. Ok, prima missione. Prima missione. Ovviamente vado dal buco sbagliato io, perché sogno intelligente. Nonna, porco. No. E qua. Ma c'è il buco. Ma come vado, scusa? Io devo andare là, come vado là? Ma è un buco grosso. Ah, l'ho capito! Filippa, is that you? Sì, sì, è Filippa, è stata Filippa. Camino. Pippa, sei tu? No, non è Pippa, era Pippo! No, il bambino non salta. Ciao Gino, buongiorno, ciao Popo, vai via? Amen, sorella. Amen, sorella. Buona giornata, una buona giornata a te, Gino. Amen. Bellissima col cappellino. L'hai vista col cappellino, mamma? È bellissima. Ancora a cae. E basta. E lasciami andare. Non mi camperare. Ieri era nuda la suora. Per un glitch si è spogliata. Non lo so come, era nuda tipo sotto, era senza vestiti. Mi era bioccata, ciao Alessia. Era nuda ieri sera. Carina però, è molto sexy. Era nuda, sì. Si sono tolti i pantaloni. Devo colpire il libro, raga. Il cazzo sa. Ah, che ci fa questa qua? Raga, non l'avevo vista. Minchia, non l'avevo vista. Just a couple more sledgehammers and you'll be ready to work on the laundry. Sbagliato. Lei ha il potere del suo teletrasporto. Sì. Ciao Ellie. E niente. Con le gambe lunghe è velocissimo. Sì, ma non me l'aspettavo. Allora, nell'edificio principale della scuola si aveva qualcosa di nascosto nella palestra 3A e 6A. E qualcosa chiuso a chiave nella palestra. La cosa chiusa a chiave nella palestra è quella a cui serve il codice. E il codice, secondo me, è nella 3A e nella 6A. Ok?
Però il problema è, serve una maniglia per attivare l'orologio. Quindi, secondo me, io non devo andare in palestra adesso, devo andare in palestra dopo che ho preso il codice. Quindi bisogna trovare la maniglia. Bisogna trovare la maniglia, sì. Uno, mi sono cagata addosso. Grazie, Luna. Ciao Franco. Buongiorno Franchi. Il cappello è troppo fashion la suora. Franco, guarda la suora col cappellino di Natale. Oddio, spero di non beccarla però. Fanculo, idiota cacasotto. Anch'io devo andare a usare il bidet. Dai. Allora, 3A e 6A. In questa qui. No, perché serve la maniglia. Quindi andiamo nella 6A. Non è la quarta A. Terza A. Quella cos'era? Quella era 6A? 6A, serve la terza A, giusto? Serve la terza A. Prima A? No, la terza. La terza. Ciao, babbaluzzi! Tua sorella puttana. You forgot something. No. Non ho dimenticato niente, sorella. Dov'è? La sua tante sorelle, questa, quella, quale sarà? Quando stacchi, quando mi va. La sola perfida che ti ricorre che hai combinato. Troppe cose, Alessio. Certo, non seguite il linguaggio di Babbo, diventate brutte persone. Ma io sono una persona molto educata e fine. Non lo so, cazzo, detto sono da sola a casa, quindi. Mangio il cazzo che mi pare. E quando mi pare. Allora, ragazzi, serve una cosa in terza A. Serve una cosa nella terza A. Serve una cosa. Eccola. Ah. Serve un libro. Ci serve un libro. La sacra Bibbia. La Bibbia definitiva. Cazzo! E mo mi uscirò il capero. Porco, ce l'ho dietro. È la Bibbia definitiva, Lucrezia. C'è scritto così in Bibbia. Dov'è? L'ho lanciata. Cazzo! Qua nel cestino! The Definitive Bibbia! Ciao, Pretta! Vedi che la Bibbia serve! Ma come nel cestino? Gliel'ho buttata io nel cestino la Bibbia, proprio! Ciao, Manu!
The Ultimate Bibbia. È l'edizione limitata, uno. È la Ultimate Edition. Se prendi questa hai vinto. Un applauso. Ciao Obelix. Signori, signori, la Bibbia definitiva, signori. La dinamite. Ti servirà qualcosa di nascosto? Allora, 3A fatta, 6A. Adesso Sor Cristina vuole dietro la sua Bibbia. Dai, persona, ti prego, mi mette l'ansia. Sor Cristina, si calmi. Ok. Quindi. E fammi esplodere tu, ciao Dark. No, Dark. Allora, adesso che si fa? Andiamo nella 6A. Andiamo nella 6A. Andiamo nella 6A. Quarta? La 6A è quella. Cristo signore. Pericoloso sto bambino. 6A. Siamo sicuri che i genitori fossero di merda? 6. O i bambini sono il male assoluto? Serve la mania per aprire. 6A. Che cazzo devo fare con questa dinamite io? Mi serve una mania per aprire. Quindi ci sarà un'altra cosa. La lascio qua questo. Ci deve essere un'altra cosa da prendere in palestra. Aia! Bracciola la seconda. Grazie, testine di culo. Ah, perché devi fare esplodere l'orologio? Non credo, ho bisogno della maniglia. Se lo spacco col piede di porco. Oh, va velocissimo! Va velocissimo! Come with me. L'avete visto? Si è teletrasportato velocissimo! Era velocissimo! È già qui! Ma che... Sorella, ma che fa, babbiamo? Puttana! Con i piedi di porco per aprire il codardo. No, Marco, nemmeno, ci ho provato. È messa in modalità normale, riega. Io non ho capito dov'è la maniglia. Io non ho capito dov'è la maniglia, cazzo. Dov'è la maniglia, puttana Eva? Sì, ma dov'è la maniglia, Vanessa? È quello il problema mio. Mi serve la maniglia da utilizzare nella terza, ma io non ho la maniglia. E non so dov'è, credo che sia in palestra, pure quella. Forse è nell'armadietto bloccato. Quello serve il codice, però. Porta il progetto all'ascensore del... Ah.
Che devo fare? Porta il progetto vicino a, vicino a questo biglietto e tre componenti del nuovo logo che ho scoperto per te in giardino. No, questo non lo so. No, questo non lo so. Aspetta, lasciamolo qua, che è l'unico posto illuminato e lo posso ritrovare. Raga, per me quella è la maniglia, questa qua. Che cazzo è questa cosa? Ciao, chiappa. Ciao, chiappettone. Il piediporco l'avevo già usato prima. Raga, non c'è niente. Raga, non c'è niente. Questi li ho già aperti tutti. Le docce le ho aperte tutte. Non c'è. Credo sia la maniglia. Nel pupazzo c'è qualcosa. No, nel pupazzo ci sono già stata. Pupazzo l'ho finito, raga. Forse è qua. Può essere che c'è il codice. È il codice dell'armadietto. È bu. Io non... È questo l'armadietto chiuso. Allora, il codice per me sta dentro il... per me il codice sta nella stanza 6A, ragazzi. Per me il codice sta là. Marco, aspetta. Non mi ricordo. Ah, sì, hai ragione, scusami. Ok. Oh. Oh, mania dell'orologio a penna. Grazie, scusa, io sono completamente ricoglie. Grazie, Marco. Ok. Cazzo. Porco puttano. Vabbè, ho capito. Vabbè, ho capito. Dio santo. Mi fanno male le caviglie perché sei una stronza. Perché se no mi inseguissi col cazzo qua. Lanciaglielo in testa, magari. Via, 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 via. Altra porta 6A. Vai, 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 vai. No. L'altra uscita. Lanciagli la Sacra Bibbia. La Sacra Bibbia l'abbiamo infilata, raga. Qui. Stai zitta. Vai. Accio porco. Che è già qua, Cristo signore. È già là, oh. Ma che cazzo è? Allora. Allora. Aia, ciao Mizrael. Allora c'è un problema adesso che mi sorge. Abbiamo la dinamite e l'ingranaggio che sono stati presi nella 6A e nella 3A. Ti manca la bambola. Però lui non... Aspetta, tu dici Marco, portiamo questo dove c'è la bambola. Cioè, dove c'è il disegnetto. Ciao Mystic. Che devo fare? No, allora io ho capito che devo avere una bambola nell'armadietto chiuso con il codice in teoria. La bambola è là, ma per aprire l'armadietto chiuso serve il codice. Come ottengo il codice? Raga, però la bambola è nell'armadietto, Marco. La bambola è nell'armadietto. Uno, stai calmo.
Ciao Malamand. Vabbè, Obelix, però questo si può giocare in facile, dai. Buon lurk, Ivy. Dovresti riuscire a prendere quella cosa appesa in palestra. Come? Sì, ma come? Perché ci sono dei buchi, non riesco a prenderla. Gli ho tirato le cose e non ce la faccio. Ciao, splendido. Ciao, Doa. Può essere che quella sopra la trave e la bambola. La cosa si prende dopo con la bambola, c'è scritto nella missione. Infatti nasconditi, usa la bambola per tornare il peso della maschera. Penso che sia dopo. Ah, ok, per prendere la cosa che c'è sopra, quindi quella sopra è la maschera. Ok, quindi la cosa sopra è la maschera. Ok, non l'avevo letta ancora la terza missione. Quindi la cosa nel campo da basket è la maschera. Ok? Ok. Quindi per creare la bomba... Devo unire le due cose forse, Marco? Può essere? Sì, ma la bomba la posso creare dopo, non adesso. Io in mano c'ho sto attrezzo. C'ho gli ingranaggi. Che si fa con gli ingranaggi qua? Che ci faccio con l'ingranaggio? No, no, ragazzi, non servono scopa e altre robe. Servono solo gli oggetti che ti dice lui. No, l'Ivis. Nemmeno. Montacarico, gli ingranaggi del montacarico. Troppe cose qui. Porco puttano! Ingranaggi del montacarico. Sì. Sì. Sta stronza di merda. Diciamo di mettere. Sì. Sì, hai ragione. Tutto nel montacarico. E per chi sei una stronza? Madò, Livis, un po' cacasotto sta stronza. Ok. Ok. Bambola, esplosivo, ingranaggio. Ok. Nuovo oggetto da costruire. È giù. Forse questo non è giusto. Raga, l'ingranaggio non mi sembra giusto messo là, Là? Però non mi sembrava corretto metterlo là, Forse... Sì, devo trovare tutti i pezzi, raga. Lascia la dinamite qui. Sì, vado a lasciare pure la dinamite qui. Sono tre pezzi. Devi mettere la dinamite, va bene. Può essere che poi succeda qualcosa. Ti manca la bambola, ma la bambola... Serve il codice per la bambola. La bambola è dentro l'armadietto, sono convinta che sia dentro l'armadietto. Sono convinta. Boh, non lo so. Ciao Alx, buongiorno. Ciao Corruzione, buongiorno. C'è la troia? Thank you.
Non puoi costruire nulla con questi oggetti. Perché manca la bambola? Ciao tua insina, perché manca la bambola? Dove cazzo lo trovo il... È la bambola. La bambola per me è dentro l'armadietto, ragazzi. Per me la bambola... Vedi, ti dice che ti serve 3A, 6A e qualcosa chiuso a chiave nella palestra. Ci vuole il codice. Ci vuole il codice. Io non so dove è il codice. Porco puttano. Ci va questo qua? Eh sì, per forza. Però devo trovare il codice. Io il codice non lo so. Magari il codice è in palestra proprio. Solo che c'è lei in palestra per ora. Ciao Clady. Buongiorno. No, sull'asse c'è la maschera, ragazzi. Sarà, è dentro gli armadietti, sicuro. È dentro gli armadietti. È dentro gli armadietti il codice. Sì, li ho controllati, ma forse non ho fatto caso ai codici. Allora, sarà sicuramente qua. Nelle docce. Magari è proprio nella carta igienica. Qua è Cristo però, che due coglioni. Raga, non c'è. Carta igienica? No. È l'unica cosa strana per me è la carta igienica. Oh, porco. Ciao canguro. Buongiorno. Cerco il codice per aprire questo armadietto. Aspetta, armadietto del super fan. Aspetta. Armadietto del super fan. Quindi sarà qualcuno, no? Forse i libri a terra nell'altro bagno. Quello lo scegli tu il give. Lo scegli tu il give, ragazzi. Punto esclamativo giveaway. Entrate nel giveaway di Stan Gaming. Aperto a tutti, potete scegliere voi. Gioco o carta. Gli adesivi. Ci ho provato con gli adesivi. Gli adesivi sono tutti uguali. Tortina. Non è che c'è una stanza dove dormiva il super fan. Allora, in palestra io sono andato ovunque, però. Entrate nel giveaway, ragazzi. È aperto a tutti ed è... Potete scrivere quello che volete. Come stai, Koala? Ciao, Sevvi. Vedi, ci sono altri sticker. Sto... Aspetta. No, Lord. È un giveaway di Stan Gaming proprio. È il giveaway di Stan Gaming. È sempre qua questa, che due coglioni. Bene, Koala. Sono felice. Sono feliciotta. Ciao, Sailor. Ci
passo. Una passo. Magari devo cliccare su questi. Ti posso dare un indizio? No, hanno scommesso dei punti, raga, quindi se non ce la faccio è giusto che vincano loro. EJHS. Who's two? Cazzo. Qua è. Non l'avete scommesso? Mi ricordavo di sì. No. O devi avere qualcosa in mano per aprirlo. No, mi sa che devo scoprire il codice proprio. No, non lo devo inserire io. Non mi sembra una cosa che debba inserire io. Ok. Non sapevo ci fosse la beta aperta. No, non c'è. Ho sbagliato. Non l'avete scommesso, va bene. Però se se ne va. Se me devi camperà. Raga, gli sticker sono ovunque. Volume 3. Nel gioco posso scegliere quello che voglio? Certo, Daenerys, puoi scegliere tutti quelli che vuoi. Per esempio. Vedi? I libri sono sospetti. Sì, ma hanno i numeri sbagliati, quindi non credo che siano. Non credo che contino i libri. Conta gli adesivi? Ma non sono io che inserisco il numero, ragazzi. Non sono io che manualmente inserisco il numero. Non so se mi avete capita. Non sono io. Serve il codice al bambino proprio. Non posso imparare io una cifra a memoria e tentarla. Quindi non va a tentativo, va. Trovi il codice, ok, apro il lucchetto. Capito, Tortinar? Allora lei è qua 100-100. Io penso che sia qua il codice. Dove cazzo è? È nel corridoio della palestra. Io penso che il codice sia qua. Vanessa, però lui ti dice. Lui ti dice. Nell'edificio principale della scuola ti servirà qualcosa nascosto nelle aule 3A e 6A. E questo l'abbiamo trovato. La dinamite... è l'altro coso. È qualcosa chiuso a chiave nella palestra. Quindi io penso che il codice sia nella palestra, perché se no il gioco ti avrebbe detto. Il codice è da altre parti. Devi cercare, trova il codice e poi vai in palestra. Invece, secondo me il codice è qua. E non è qui. Dici, bracio. Andiamo a vedere sul campo da basket. È bello il gioco, Katia. È molto bello. Per costare 10 euro e gioca ancora a metà perché è beta questa. No, Twence, non posso inserire io il numero. Quindi è un qualcosa che deve essere già pronto. Non devo inserire io i numeri.
Potrebbe essere 19:39. È un super fan. Potrebbe essere 19:39. Aspetta. No. No. Non posso cliccare sopra. Ciao Felix. È un gioco molto carino, mezzo horror. Però sembra un pezzo della maschera quello. Ma ricorda che non puoi inserirlo manualmente. No, infatti volevo prenderlo. Volevo prenderlo, Clady. Cioè sono da qua per prenderlo. Ciao Ciro. Però lui è un super fan. Quindi mi sembrava quasi banale questa scelta, capite? Cioè, se lui è un fan, io pensavo di trovarla così la il codice. È dentro la casa da qualche parte. Sì, anche secondo me. Cerchiamolo qua, magari è qua da qualche parte. Può essere quella cosa appesa nel campo. E... ah, dici la chiave? No, perché per rompere questa cosa ti serve la bambola. E la bambola è sicuramente dentro l'armadietto. È dentro l'armadietto. E tu l'armadietto lo devi aprire. E cioè, sì, dove ho buttato la Bibbia definitiva? Will pass. Oh! Ma va, porco! Trovato, trovato. Trovato, trovato. Trovato, trovato. Finalmente, trovato, trovato. Ma lei qua è però. Che palle. Eccola. Mi ha sentita, mi ha sentita. Crea la bambola esplosiva. Ok. Ok. Allora, adesso io cosa devo fare? Adesso io costruisco la bambola nell'ascensore, fin lì va bene. Nemmeno a me, riega. Costruisco la bomba esplosiva, vado, la piazzo nel campo da basket e non mi ricordo se nel campo però c'è una roba per nascondersi. Forse no. Poi portano nel bunker, io non so quale sia il bunker però a questo punto. Vediamo. Però lei è qua, che palle. E lei è qua, ragazzi, aspettiamo. Però mi devo nascondere. In alto c'è un armadietto. È solo in alto. Sì, ora ci vado. Solo che lei sta qua, ciao Pretta. Non so se è il bunker quello, Pretta, perché là c'è scritto Babbalucio. Lo scopriamo adesso che cos'è il bunker. Posso uscire? Vabbè, porco santo, è sempre qua, ma mi sta camperando. Mi sta camperando, raga. Mi sta camperando fortissimo. Secondo me campererà qua per forza, perché è qua che devi fare le cose. Forse sì.
Anche perché se mi ammazza che ha la bambola in mano è un problema. Ok. Oh. Fai entrare sta... Ok. Ok. Ciao Milad. Creata. Ok. Ci siamo. Bambola esplosiva. Attiva la bambola. Nasconditi qualcosa per attivare la bambola esplosiva. Nasconditi dietro qualcosa? E dove mi nascondo? Dove mi nascondo? Qua dietro? E poi scusami. Su? Dov'è? Ma non c'era! Ma non era qua lei? No, non me la fa lasciare! Forse la lasciavi e attivare a distanza? Sì, la devo attivare a distanza! Che gliela infilo in bocca la bambola esplosiva. Te la infilo in bocca la bambola esplosiva, puttana. Ok, frango. Fai esplodere anche lei. Ma se gliela infilo in bocca. Suora, siamo qui. Stai zitto, bracio. Ma che bella, hai visto che carina la suora col cappellino. Mo' la suora campera, sicuro. Sicuro. Davanti all'armadietto c'è un cavo. Ma vabbè. Ma che cazzo? What's that? Eh? Marco, io volevo uscire dall'armadietto, Marco. Marco, io volevo uscire dall'armadietto, non volevo attivare la bambola. E mo? E mo non ho capito il gioco. C'è la bambola qua per terra. Devo andare a prendere altra dinamite. Puttana! Dov'è? Oh porco, dove devo andare io? Far passare sulle travi, sì. Ma ci sono i buchi sulle travi, Marco. Ci sono i buchi sulle travi. Ma poi io l'ho provata a muovere la bambola. Poi deve stare qua, sta strozza di merda. Get out! Ma get out tu!
Puttana. Ma che epic moment era? Era un momento orribile. Non... Allora. Aspettate, fermi. Io vado a prendere la dinamite. Però io non ho capito il gioco. Io non ho capito il gioco. Perché io non ho capito come faccio con quella bambola ad arrivare alla Sacra Bibbia. Amen, sorella. Ok. La bambola, decidi tu dove mandarla. Io ho visto che la potevo mandare solo avanti, veramente. Babba, davanti al magneto c'era il cavo della bomba. Davanti all'armadietto c'è il cavo della... Davanti all'armadietto. Davanti il mio armadietto. Qua è Cristo, sì. Giusto, cae. Ma... Non puoi costruire nulla, perché... Perché c'era la tizia, Scorpione. Di nuovo l'ingranaggio ci devo mettere. Che due coglioni. Cristo! Ci fa chi sacca? Ma gli ingranaggi sono... Saranno tornati indietro. Ciao, Miki. Immagino di sì. Mica, sto gioco è incredibile. Se non funziona, immagino di sì. Sì, sicuro. Ora faccio abbastanza che non mi ricordo più, ma... gli ingranaggi. Allora, ogni volta mi sa che si resettano. Ingranaggi e dinamite. Ingranaggi e dinamite. Ragazzi, si resettano sicuro. Ingranaggi e dinamite. Sicuro. Ciao Kashiwa. Se la papà adesso io cercherei prima in palestra. Ah, magari dici che è esplosa il pezzo. Ah, sai che hai ragione. Sai che potresti avere ragione, uno. Che il pezzo sia saltato lì in palestra. Solo che giusto lei è sempre in palestra. Vabbè, a Soreta però, dai. Ma dove cazzo è? Ma non l'ho vista nemmeno. Ma dov'è? Puttana. Giuc. Beautiful. Come on. I just want to show you one thing. Tu dici che qua c'è l'ingranaggio? Non mi pare, uno. Non mi pare. Non mi pare. Qua dove è esplosa? Non c'è. La palestra è tipo camera mia. In che senso? Avete le camere così grandi voi? Aspetta. Può essere che ho faccato la missione. Ma non c'è che dovevi solo ricaricare la dinamite? L'ho messa la dinamite. L'ho messa. Che poi praticamente io alla bambola devo fargli fare tutto questo tragitto qua. O sbaglio?
Sì. Forse intendeva disordinare. Che cazzo? Dov'è? Dov'è? No, raga, dico che... Scusate, fatemi leggere il messaggio che esce fuori. Non puoi costruire nulla con questi oggetti. Lo vedi? Lo vedi che non posso farlo? Ciao, Luisa. Raga, non... Aspetta. Magari la rinnesti tu. A mano? Mi vede? Ah, sì. La posso rilanciare la bam. Yeah, vabbè, dai. Ciao, Zom. Yeah, raga, sono rincoglionita. Non ci fate caso. Sono rincoglionita. Ciao, Miri. Grazie, Miri. Bacini a tutti e due. Grazie mille. Buone feste anche a voi. Quindi, io attivo la bambola. Ciao, Aurora. Quindi io attivo la bambola, giusto? No, cazzo. Ah, qua non la tira più, però. Ricarica la bambola. Vedi? Ricarica la bambola con della dinamite. Che cazzo devo fare? Dio santo! Figlia della mamma. Non con l'ascensore. Ok, fatto. Fatto, solo che là dentro adesso ci sta la tizia puttana. Fatto, fatto, fatto. La dinamite in mano e la bambola dall'altra parte. What are you doing? Come with me. Perché c'è un armadietto di sotto? Io l'armadietto di sotto non l'ho visto. No, 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 devo stare sopra, ragazzi, non so. No, mi ha visto. Tua sorella. Ho capito però, che stiamo facendo qui? Ah! Allora. E no, ragazzi, allora, la bomba deve esplodere sopra, non sotto. La bomba deve esplodere sopra, non sotto. Si vede perché ci sono proprio le assi. Sono fatte in modo tale che la bambola va di là. Grazie, allora. Buon pranzo a tutti, buon pranzo a tutti. A chi va a pranzare? Sicuro, Winston, sicuro. Vedi? Niente. Sono fottuta. C'è un problemino, mi sa. Una porca. Beh, che c'entra, Momo? Bisogna finirlo il gioco. Anche se non mi avesse preso, comunque il gioco lo dobbiamo finire. Io non lo lascio così. Però non mi fa uscire più. Non mi fa uscire. Sono rimasta bloccata per sé. Sono rimasta bloccata.
I can hear your parents crying from here. Vabbè. Così. A random. Lei mi ha visto, io ero nascosta dentro, lei mi ha visto, mi ha trovata e mi ha uccisa. Capisci? Vabbè. Ok. Fai tutto tu. Gioca tu. Gioca tu, fai tu. Fai tu. Va bene. Va bene. Ho capito. Ma ero nascosta, Rieka. Non è che mi sono mossa, cazzo. Ti ha trovata e ti ha trombata. Lei mi suona sempre. Ora ripiglia la dinamite. Che per fortuna è qua. E l'ho capito, And. L'ho capito, sono i pietardi. Però, lo sono i pietardi, può essere che ero nelle docce. Che ne sapeva che non ero nelle docce questa? Invece è venuta proprio da me, puttana. Ciao Peach. Peach, cosa hai scritto? Ma Filippa con la patente dove? L'hai vista Filippa? È bellissima Filippa. Sacra Bibbia, signore, attenzione, la Bibbia è definitiva. Durerà tantissimo questa parte di gioco. Durerà davvero tanto. Durerà pochissimo questa parte di gioco. Durerà pochissimo. Sì. Sì, 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 sì. Andiamo. Già mi manca Filippa. Ma a me non poi così tanto. Ma. Vai, vai, vai. Adesso devo ritornare dove c'erano le... Dove c'è la bambola? Perché la bambola è rimasta là. Dov'ero? Destra o sinistra? Non mi ricordo più. Qua. Dovrei avere un pelo di tempo per fare questo. Adesso? Allora, io devo stare qua e far camminare la bambola qua sopra. Ok. Non vedo un cazzo! Nonna! Sarà la missione più complicata del gioco! Ragazzi, sarà la missione più complicata del gioco. Fidatevi. Fidatevi. No, ho capito, Foxy, non si muove la bambola. La bambola si muove durissima. È durissima da muovere, non è facile. È porco. È durissima da muovere. No, dai, cazzo. Ma va, porco. Falla finita. Vorrei, cazzo, ma non riesco. È complicato. È complicato, raga, veramente, sembra una cazzata, ma non lo è. Sembra una cazzata muovere la bambola, ma non lo è. Perché la bambola si muove tutta strana.
Suck. Oh cazzo. Andate a cagare voi ai suoni pure. How many times do I have to hit you with my hammer? Chissà perché me lo sentivo fosse là nascosta la puttana. Già cae. Ah, essere già. Ah, ha preso la scorciatoia. Ma sta strozza prende la scorciatoia, però. E non mi fa fare le cose la suora. Scorpione, sono 3 ore che sta suora mi pedina. Ma poi sta diventando difficile per la suora. Ora vai a fare la stessa così prima. Raga, mi esploderà altre 3 volte la bambola, eh. Mi esploderà altre 3 volte la bambola. Ma sono sicura, convinta 100%, eh. Sicura. È troppo complicato muovere sta bambola. Vai, 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 vai. Who's doing? Non si vede niente, Vanessa. Gigi. Era no, è complicato vero. Muovila tu la bambola, Marco Fuda. Allora. Sì, io credo che lei sia ancora qua, eh. Ma chi sei? Diglielo, Grady. Ma GG un cazzo! Ma vai a cagare, braciola! Chi è che sta giocando qua? Ancora qua. Dimmi, Aurora. Grazie, Felpa. Ora mi campero la puttana, guardala. Dio santo, si è messa qua a cantare la canzone. È qua che canta la canzone. Via. Sono di Palermo, eh? Ok, primo pezzo messo. Gigi. Sta diventando fantascientifico sto gioco. Sta diventando fantascientifico. Ok. Ma non mi ha illuminato un altro quadro. O sbaglio? Dov'è la coppa? Dov'è la coppa? Sì, è Geira. Perché c'era la suora che c'ha il cappellino, quindi me la sono messa pure io il cappellino. È sparita.
Però io ho finito. Detonazione di... l'ho finita. Che cazzo devo fare? La devo trovare? La devo trovare? No. Veramente? Magari le fosse quella. La coppa è in giro. Puttana. Ciao Felpa. Il mio telefono è morto. Com'è morto? E mo dov'è la coppa? E mo? Cazzo. Ora devo trovare la coppa, ragazzi. Hai letto il primo quadro? Sì, il primo già l'abbiamo fatto prima, Marco. C'era la storia del bambino. Io non so dove possa essere, però. Papà, devo riprendere a lavorare. Ciao, Koala, buon lavoro. Io non ho idea. Dove possa essere la coppa? Ora, o la coppa è qua da qualche parte, l'altra... Non è da Pippa? Io non credo che la... Io non credo che la coppa sia da Pippa. Io non credo che la coppa sia da Pippa. Credo sia da Pippa. Onestamente. Dici? Ma Pippa sta a fare il suo lavoro, ragazzi. Vediamo se ce l'ha lui. Fanculo, coglione. È un bel gioco trovare la coppa. In realtà non mi piace tantissimo la ricerca della coppa. Ma Pippa... Io penso che Pippa la sua missione l'abbia finita, era quella. Cioè io penso che la missione di Pippa fosse quella. Può essere nel montacarichi. Aspetta, forse è che devo... Ah! Stop hiding! Ci sono dei pallini! Lo vedete? Lord, help me, oh cazzo! Recover this lost soul. Ci sono dei pallini! Non c'erano questi pallini blu! Quindi bisogna seguire le palle! Ma è là la coppa? Sono i pallini! Ma bisogna salire sopra! Oddio, dove si saliva sopra? Non mi ricordo più. Non mi ricordo più. Sono dei pallini piccolini blu. Vuol dire che devo seguire i pallini piccolini blu. Perché la coppa è illuminata di blu. Allora, c'è solo un problema che mi sta salendo però in questo momento. Io non mi ricordo come salivo. E quella è la coppa, sì, Mike. Oh, cazzo. E vabbè. Lord, secondo me sono i pallini. Il problema è uno però che mi assale. Io come salivo al piano di sopra? Non mi ricordo.
Oh, porca puttana. Con la scala. Sì, grazie. La scala era... è là la coppa, raga. È qua la coppa. Io non mi ricordo come si saliva. Grazie, Diarux. Io non mi ricordo come si saliva. Io non mi ricordo. Vedi che ci sono i pallini solo in alcune zone? Vedi? Che ci sono i pallini solo qua? Non in tutta la casa, ma solo qua. Raga, vatti a ricordare dove cazzo era la, la... Ah! Dove ci sono le statue? Trovato. Dove c'è la statua? Qua, eccola. Chi è? È già qua la suora, Cristo Dio. Come fa? Eccoci. Manca poco, eh? Eccoci. È quella? Aia! Porco. Sì, trovata! Mamma mia, Babbalus! Niente, ragazzi. GG. GG. Babbalug. È bellissima questa cosa di trovare le coppe. È una figata indecente. È una figata. È una figata. Dai, però è una figata. Lo so, però adesso che ho scoperto come si fa è una figata. No! L'avrei continuato a giocare. L'avrei continuato a giocare un botto. L'avrei continuato a giocare un botto. Non ci sono altri capitoli nell'accesso anticipato. Porco. Peccato, raga. Peccato. Ci volevo. Volevo continuare. Volevo continuare. Ci sono rimasta male, lo ammetto, perché. Però ha ragione, è un accesso anticipato, ha ragione il gioco, è un accesso anticipato, era giusto che non mi dessero tutto. Ma il gioco quando esce, scusate? Quando esce il gioco, ragazzi, qualcuno lo sa? Peccato, peccato. L'ho già comprato il gioco. L'interview esce all'inizio 2023. Allora a gennaio potrebbe. Peccato. Mi sa che devo rifare tutta la cosa però, perché non si salva così. Lui vuole che io la completi questa cosa. E quindi non credo che il gioco si salverà così. Credo che questa cosa qua bisogna rifarla tutta quanta. Anche la bambola. Sono convinta che bisogna rifare anche la bambola. Sì, 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 sì. Bisognerà, secondo me, fare anche la bambola. Non lo so, vediamo.
Vediamo. Peccato. Allora, questo gioco vale assolutamente tutti i soldi spesi. Se potete giocarlo, ragazzi, giocatelo. Giocatelo. Li vale tutti. Li vale